mini box opening super tattico prima dell'uscita del pass e quindi raggiungere prima lo sblocco di Buster. Oh, ma quanti jolly mi sta dando? 400 doubler pure? Opa! Così potremmo in realtà quasi farla la follia, eh? Ve li faccio tutti al 10? Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars e signori, siamo arrivati anche questa domenica al giorno prima del pass. E ormai lo sapete come mi preparo per sbloccare il prima possibile il nuovo brawler. Faccio un mini box opening super tattico prima dell'uscita del pass. Se ancora non sapete perché, tranquilli, nel video di oggi vi spiego tutto. Se invece lo sapete, godetevi questo box opening, perché ragazzi è il primo box opening con il nuovo sistema di gear trick e ballacche, quindi ci scapperà sicuramente qualche bel upgrade e ho un paio di consigli da dare. Quindi signori, una volta shoppata la nostra bella avatarino del team totem, possiamo tornare a noi e possiamo iniziare spacchettando delle robe molto easy, ovvero le reazioni. Le reazioni di Sam ce le ho ancora lì da pigliare. T'ho anche le gemme, c'ho un po' di roba lì arretrata, quindi me la vado a prendere con calma. Ok, ovviamente i punti energia come sempre li risparmiamo tutti. Ok, prendiamo anche queste emote qua, anche queste emote qua, perfetto. E soprattutto ragazzi ci pigliamo la skin. Eccola qua, tac, il nuovo Sam Imperatore che era lì proprio che aspettava di essere spacchettato. Lo andiamo anche subito a selezionare, anche se Sam, ragazzi, lo sapete, è ancora tutto da pushare. Dov'è Sam? Eccolo qua. Allora ragazzi, come sempre l'obiettivo qua nello shop, lo sapete, è raggiungere il numero più alto possibile di gettoni, o meglio di raddoppia gettoni. Come potete vedere ne abbiamo già 770 disponibili, perché ci sono stati un po' di spacchettamenti in questi giorni, quindi insomma ne abbiamo di arretrati. Ma adesso diamo prima di tutto un'occhiata al pass precedente. Ma ok, tutto bello pulito, quello di Otis, top. Ci fiondiamo direttamente su quello nuovo. Ovviamente partiamo subito a spacchettare in ordine. Ok, andiamo con una brawl box piccolina, un po' di punti per Ash, molto easy. Andiamo così con una bella big box che mi dà subito dei jolly. Allora, i jolly a chi li diamo, ragazzi? Bella domanda, i jolly a chi li diamo. Io sarei per Gas e Sam, perché sono da pushare, ragazzi, quindi i jolly che ci escono li diamo a loro. Però se vogliamo fare un bel lavoro, mettiamo ordine di livello, andiamo in fondo e vediamo proprio chi è che è messo peggio. Ed è Sam in questo momento. Ok, quindi comunque Sam e Gas sono quelli messi peggio. Ok, andiamo in ordine, ragazzi. Altri jolly, ma manco farlo apposta, pazzesco. Eccolo qua il nostro Sam, perfetto. Andiamo con una mega. Sto giro, ragazzi, andiamo abbastanza spediti. Oh, ma quanti jolly mi sta dando? 400 doubler pure? Ma me ne sto, ragazzi, eh. Andiamo pure qua, perfetto. Vediamo un po'. Perfetto, Eugenio, Iris e Barley per 14. Andiamo con un'altra mega. Ok, qua c'è un po' di roba, va bene. Crow, Beasper 66 e quant'altro, va bene. Spacchettiamo tutto molto rapidamente qua, ragazzi, perché io voglio passare subito agli upgrade. Quindi daje. Ok, buono. Ho visto 41 punti per Sam, sono molto interessanti. Direi che i prossimi jolly, no, fermati, questi no, i prossimi jolly li diamo direttamente a Gas, ragazzi. Ok, 200 doubler nel frattempo. Andiamo avanti, ragazzi. Opa, così la star power di Gas che mi mancava, in effetti. Abilità stellare spirito guida, per 5 secondi babau, il palloncino aumenta del 25% i danni causati dall'alleato che sta proteggendo. Molto interessante. Per carità, adesso è molto più minimal la schermata dei brawler, però non segna i gadget e le star power se ce le abbiamo uno su uno o due su due. Quindi adesso un modo veloce per vedere se mi mancano dei gadget e delle star power non c'è. Ma vabbè, va bene, non è un problema. Teniamo d'occhio i doubler. Nel frattempo che ho già perso il conto, siamo a 1370, ragazzi. Quindi io direi che basta ancora trovarli una volta e siamo già a posto, perché avevamo calcolato che sui 1500 più o meno bastava. Quindi ancora un solo skip gold e siamo già a posto. Possiamo passare agli upgrade. Vediamo un po'. Ok, molto easy. Vai, 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 forza. Dai. Ok, ho punti per 8 bit che non lo uso tipo da una vita. Il Mortis ci piace. Ok, Tara. Ok, niente. Puntualmente adesso che mi manca uno skip gold, non mi dà neanche a morire il raddoppio gettoni. Dov'è Gas? Eccolo qui. Perfetto, 94 punti. Andiamo avanti. Dai, zi, dammi sto skip dorato. Niente, ancora jolly. Andiamo di nuovo sul Gas. Ok, vai. Forse adesso bisogna cambiare, andare su Sam. Ti prego, non mi far sprecare tutte le cassettine, che se ne tengo qualcuna per Buster non mi dispiace, sinceramente. Niente, ragazzi, me le fa aprire tutte. Oh, eccolo qua, 200 doubler. Perfetto, ci siamo. Abbiamo i nostri
nostri 1500 doubler. E adesso ve lo dico per chi non lo sapesse a che cosa servono i doubler. Quando parte il nuovo pass, i doubler ci permettono di fare più punti più velocemente e di mangiarci più velocemente appunto le prime 30 soglie del nuovo pass, ok? E quindi raggiungere prima lo sblocco di Buster. Ma adesso ragazzi è arrivato il momento di concentrarsi su qualche upgrade. Non è che mi sento di dispensare tantissimi consigli, se non quello di andare in ordine. Voglio potenziarmi i brawler, ok? Quindi voglio iniziare a farmi dei brawler a livello 10. Ne potrei far tantissimi, c'è anche tanta scelta, diciamo. Io un pensierino lo farei di quelli che ho a disposizione per Carl, sicuramente. Quindi cominciamo da lui, 3, 2, 1 e sbam, eccolo qua. Su Carl sinceramente io darei uno scudo, non lo so. Anche il danno in realtà non sarebbe male su Carl. Danno o scudo? Andiamo di scudo, dai, ok. Eccolo qui, lo scudiamo e via. Poi andiamo di Colette, ok. Andiamo a potenziare anche lei perché è un ottimo anti-tank. Colette sinceramente non so come equipaggiarla. Forse anche lei lo scudo, forse il danno, perché già ne fa tanto. Facciamo il danno, facciamo su di lei, facciamo il danno. Così diventa veramente un anti-tank formidabile. Poi di questi ragazzi uno che mi piace tantissimo sinceramente è lui, il semello. Quindi me lo vado anche lui a potenziare. Su Semino ragazzi c'è un bel gear speciale, quindi andiamo a mettere quello viola. Faccio ancora al volo il Surge, eccolo qua, perché comunque non è male neanche lui. Non so se dargli addirittura la velocità, perché all'inizio è molto lento. Mi sa che gli do la velocità e al limite li piglio così tanto per lo scudo e all'occorrenza lo si cambia e via. In realtà di quelli che ho qui mi piacerebbe dare un piccolo boost a Barley, Gaz e Sam. Quindi vado nel mio club shop, che tanto ho punti da vendere, e vado su Gaz appunto di nuovo due volte, ma forse addirittura tre per Gaz. Sì, tre volte. Ok, ce lo portiamo livellabile. Idem facciamo con il buon Sam Bronson. Ok, anche lui avrà bisogno di tre potenziamenti. Molto molto fast. Sempre gettoni. E ci andiamo a fare anche il buon Barley. Eccolo qui. Tac. E perché comunque adesso come thrower è bello forte pure lui. Ovviamente ragazzi adesso ce li andiamo a potenziare tutti. Quindi torniamo sempre qui. Andiamo su Barley. Lo facciamo al 10. Barley io ce lo vedo più con lo scudo sinceramente. Ok, andiamo con lo scudo. Top. Andiamo con Sam ragazzi, ce lo facciamo appunto al 10. E lui ce lo vedo con la velocità, ma li prendo anche il danno così giusto per, comunque solo lascio con la velocità. E poi buon Gas ragazzi, pure lui. Tac, bello bello. C'è entrambe le star power adesso, entrambi i gadget. Della regia mi dicono danno. Dai, facciamo danno, facciamo danno. Potremmo in realtà quasi farla la follia, Me li faccio tutti al 10? Ma sì, dai. Facciamo viaggiare un po' tutti sti punti che abbiamo farmato in tutto sto tempo, ragazzi. Nita, e voilà, upgradeabile. Poi cosa c'era? Bull, tac, upgradeabile. Poi ancora, Mr. P, vai, tac. Ancora, vai. Oggi mi si è chiusa un po' la vena con gli upgrade, ragazzi. Ash. E ultima, non si sa perché è rimasta così indietro, è stata un po' la più sfigata, la povera Eve, che addirittura ha bisogno di, forse addirittura tre potenziamenti. Eh sì, tre potenziamenti gli servono alla povera Eve. Ok, perfetto. Lo vediamo qua in fondo. Partiamo a potenziare da Jackie. Vai, Jackie, bella potenziata. Le diamo ovviamente il gear speciale, visto che ce l'ha. Bull, stessa identica sorte. Anche lui gli diamo un bel gadget speciale, un bel gear speciale. Mannaggia me che continuo a confondere da una vita gadget e gear. Andiamo su Ash, anche lui c'ha quello speciale, tac, che poi speciale è quello viola, è quello epico ragazzi, ci sta. Andiamo su Mr. P, bella per lui anche, forse uno dei pochi che con la super vista potrebbe essere tanta roba, perché non so se con i pinguini può spottare, è possibile? Con i pinguinetti? Ah certo, mi dicono visione, proviamo visione, proviamo visione. E gli diamo magari easy uno scudo come secondo gadget, che magari, cioè come secondo gear, che magari è un po' più particolare. Va bene, perfetto, andiamo con Nita. Anita io ce la vedo tanto con, oddio non lo so in realtà, su di lei ci starebbe bene un po' tutto, cioè sia velocità che danno che scudo, danno dite? Dite danno, io ci vedo più lo scudo forse, sai, vabbè facciamo danno. Poi Eve ragazzi, eccola qui Eve, c'ha il gear epico, tanta roba. Poi ci abbiamo Ems, anche lei, niente gear speciali per lei, io gli darei più un danno a Ems, ce la vedo col danno maggiorato. Un bel Dyna, io al Dyna gli do lo scudo tutta la vita ragazzi, proprio senza esitare. E il primo ragazzi se non sbaglio c'ha lo speciale, infatti eccolo qui, tac, stiamo spendendo tutto il nostro povero oro. Andiamo con Frank, anche lui Frank con lo scudo facciamo, no beh forse con la velocità potremmo dargli tuttavia lo scudo come secondo gear, giusto perché la velocità non si usa sempre come la super vista. Andiamo di 8 bit, anche 8 bit ha decisamente bisogno di una velocità, però gli diamo anche quello speciale che è quello che gli serve di più. Poi andiamo con il buon Bats. Bats come ce lo vedete?
Ti danno scudo. Danno. Ma sì, dai, facciamo danno. Via. Facciamo danno. Ok, ci sta. Poi abbiamo Edgar. Edgar, ragazzi, io ce lo vedo con la super ricarica. Va bene. Veloce. Ok. Andiamo con Lu, ragazzi, che ci abbiamo anche lui con il gear speciale. Ma come ricordavo che lui ce l'aveva. E ultima, ma non per importanza, Jesse, che è il nostro ultimo brawler da fare al 10. Voilà, ragazzi. E su Jesse io gli darei, in realtà ci starebbe anche una ricarica dei colpi, su Jesse, però gli diamo uno scudino, così, senza saperne leggere né scrivere. Ragazzi, tutti i brawler al 10, tutti i brawler con almeno un gear. Che dire? Che dire, ragazzi? Io direi tanta roba. Adesso non resta che cominciare da Shelly, puntualmente, a cominciare a fare i brawler di livello 11. Eh sì, dovremmo cominciare pian piano a farci i brawler di livello 11, ma sicuramente dalla nuova season, ragazzi, inizieremo. Perfetto, io direi che ci becchiamo nel prossimo video, dove sicuramente, ragazzi, uscirà il nuovo pass, quindi cominceremo a fare un po' di robette con il Bombaster. E niente, noi ci aggiorniamo. Grazie mille come sempre per la visione, un salutone e ciao belli!